Taglio del nastro per la nuova sede della Croce Rossa di Fano, trasferitasi dalla zona Flaminio, dove era ubicata dal 2008, alla zona di Chieruccia, nei pressi del Codma. La cerimonia di inaugurazione, molto partecipata, si è svolta domenica pomeriggio in via Falcone numero 5, nei nuovi locali comunali dove ha sede anche l'associazione che dà supporto alle donne vittime di violenza, Alba Rosa. Oltre alla famiglia della Croce Rossa con i suoi 140 volontari fanesi, sempre in prima linea per ogni emergenza, tra i presenti gli amministratori locali, regionali, le autorità civili e militari, il vescovo di Fano Fossombrone Cagli Pergola Andrea Andreozzi, che ha benedetto i locali, e il presidente regionale della Croce Rossa Andrea Galvagno. Andrea, quanto è importante essere presente oggi a questa cerimonia? Ma è importante, la valenza è notevole perché il Comitato di Fano ha voluto rinnovarsi con questa sede e quindi ha voluto una nuova casa per il volontario. Il volontario dove viene, fa i suoi servizi e ritorna per stare insieme agli altri. E poi così si ricarica per dare ancora sostegno alla popolazione fanese che ne ha bisogno. Le persone con fragilità sono parecchie e sono nascoste, quindi bisogna essere in grado di riuscire a raggiungerle in tutti i modi e dare sostegno a loro, appunto. Una decisione adottata con delibera di giunta dallo scorso novembre dovuta alla necessità di manutenzione dei locali di via Gozzi, situati all'interno di un condominio. Situazione non più idonea per l'esercizio delle attività della Croce Rossa. Massimo, era importante avere una nuova sede per la Croce Rossa di Fano? Beh, direi proprio di sì. La Croce Rossa è un'istituzione importante, svolge un ruolo straordinario, fondamentale, direi anche strategico, ha una storia che si racconta da solo. È una città, deve avere una presenza di volontariato come la Croce Rossa. Significa avere servizi, significa avere un partner anche nei momenti di difficoltà, anche quella filosofia di sussidiarietà che c'è tra istituzioni e istituzioni del volontariato come la Croce Rossa. Quindi era giusto che avesse una sede che gli consentisse di aumentare le sue attività, di fare i suoi servizi. Un'amministrazione non può non essere attenta a coloro che fanno qualcosa per le nostre comunità, per le nostre città. Quindi è uno spazio significativo messo a disposizione appunto dall'amministrazione comunale proprio perché Croce Rossa svolge un servizio insieme ad altre realtà significative nel nostro territorio, nelle emergenze, nella sanità, nei momenti del bisogno e anche nel quotidiano facendo servizi utili alla collettività. Un nuovo ambiente di 300 metri, strutturato in vari ambienti, come ha spiegato il commissario straordinario Agostinelli. Simone, questo è un nuovo inizio per tutti coloro che hanno bisogno? È un buon inizio e soprattutto è un grande inizio, perché comunque abbiamo una sede molto più ampia e che ci permette di fare molte più attività. Come sono suddivisi gli spazi? Gli spazi sono suddivisi in due piani, il piano terra, come si può vedere dietro alle mie spalle, praticamente è un ricovero di mezzi e anche un posto dove fare riunioni, assemblee e quant'altro. Invece il primo piano c'è la sala operativa, sala emergenza e poi abbiamo istanze insomma per dormire di notte quando faremo il 118 per i volontari. Per partecipare a un corso della Croce Rossa come bisogna fare? Di solito facciamo uno o due corsi all'anno di ingresso, basta solo andare su www.cri.it e lì troverete tutte le indicazioni oppure chiamare alla nostra sede. La durata della concessione ad uso gratuito, con facoltà di estensione, è fissata in 8 anni. Aspetta.